Salve a tutti e benvenuti alle notizie finanziarie del mercoledì. Rimanete con noi per ulteriori titoli relativi al mercato. Un portafoglio di criptovaluta anonimo contenente 1335 bitcoin per un valore di 61 milioni di dollari ha trasferito i suoi fondi su... Il produttore statunitense di chip ad alte prestazioni Nvidia Corp ha affermato di aver concluso più accordi con i produttori cinesi di veicoli elettrici che desiderano utilizzare la tecnologia dell'azienda per potenziare le funzionalità basate sul software. Le esportazioni di petrolio dal Venezuela sono raddoppiate a dicembre rispetto a un anno prima, poiché il paese aumenta la produzione di idrocarburi che generano entrate a dispetto della coppia sterlina britannica dollaro americano è aumentata dello 0,3% nell'ultima sessione. Il segnale buy del ROC è in linea con l'analisi tecnica generale. L'euro si è immerso leggermente dello 0,1% contro il dollaro americano nell'ultima sessione. L'indicatore William. Il dollaro australiano è aumentato dello 0,5% rispetto al dollaro americano nell'ultima sessione di trading. L'indicatore stocastico. Il dollaro americano ha guadagnato lo 0,6% contro lo yen giapponese nell'ultima sessione. Il MACD indica il Market Services PMI degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 14.45, la 10-year bond option del Giappone alle 3.35. L'indice di Il Market Services PMI degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 14.45, la 10-year bond option del Giappone alle 3.35, l'indice di fiducia dei consumatori del Giappone. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del mercoledì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.